Buongiorno cari amici pellegrini, camminatori e viandanti. Oggi è il giovedì 15 settembre. Abbiamo passato la notte a Marcato Bianco, accoglienza straordinaria da parte di Filippa, del marito Giacomo, del figlio Manuel. Piccolo paesino però con tanti bei progetti. E adesso stiamo andando verso Valle d'Olmo, dove altre persone ci aspettano per parlare di Sicilia, di antica trasversale Sicula. Allora, qua ci sono i miei compagni. Lorenzo doveva intervenire, doveva dirci qualcosa di questa esperienza. Intervengo ora per dire che è una bellissima giornata, che stiamo camminando al fresco però. Al fresco. In veneziano è fresco. Come il fresco, si... al fresco, benissimo. Luciano dal Trentino? Sì dai, siamo partiti ed è già una cosa positiva, no? Infatti, e però ieri? Ieri è stata molto dura. È caldina. 37 gradi di ieri sono stati veramente... Sull'asfalto. Sì. Vabbè. Comunque non demorde il buon Luciano. Bene, allora buona giornata a tutti e buon cammino di vita. Buongiorno cari amici pellegrini, camminatori, viandanti, sono con Angelo che è il sindaco di Valle d'Olmo. Trasversale Sicula, Valle d'Olmo. Trasversale Sicula, Valle d'Olmo intanto è un percorso che noi abbiamo fortemente voluto su Valle d'Olmo, no? Proprio perché ne comprendiamo l'importanza e anche per dare l'opportunità ai camminatori come voi. Devo dire che voi siete forse tra i primi camminatori organizzati come piccolo gruppo, perché fino adesso ci sono state due importanti attraversate che hanno interessato almeno una ventina di persone, no? Quindi i primi forse camminatori audaci, camminatori sprovveduti sì, autonomamente sì. In mezzo alle frasche che vi siete cimentati nell'arrivare a Valle d'Olmo, forse siete voi. E questo intanto ma tu parlaci di Valle d'Olmo, non parlare di ve ne rende merito, no? Allora, cosa quando trovano passate, esatto, quando passate da Valle d'Olmo, fermatevi, no? Dovete chiedere da qui ai prossimi 5 anni semplicemente il numero del sindaco, ve lo do direttamente qui, 339 147 49 46.
ve lo do tranquillamente come ce l'hanno tutti i nostri concittadini. Questo non per organizzarvi sul momento null'altro, ma per farvi anche da cicerone rispetto a questa bella cittadina che, oltre a quello che potete vedere, ma non vi anticipo nulla da un punto di vista artistico, architettonico e quant'altro, qui noi abbiamo il pregio, ce lo riconoscono gli altri, di avere una cucina di qualità, perché sono dei prodotti di qualità, dell'agroalimentare di qualità, che vengono prodotti, trasformati e confezionati e anche prodotti qua. Prodotti di qualità, me ne ricordo solo tre, che sono praticamente il pomodoro della passata, l'uva e il buon vino, non può mancare, e l'altro è quello del grano con la pasta e le farine. Quindi questo è uno dei primi motivi. Poi vi invitiamo a visitare le nostre chiese, vi invitiamo a visitare quello che abbiamo iniziato ad essere un museo diffuso, con alcune peculiarità che sono quelle della casa del telaio, la casa del viticoltore ormai pronte. Ma poi vi diciamo che se vi fermate a dormire qui a Valle d'Olmo, come noi auspichiamo, anche perché se poi mangiate e bevete dovete necessariamente riposarvi, no? Ecco, noi vi facciamo dormire nel pagliaio. Il pagliaio è la casa di origine rurali che avevano tutti i contadini fino agli anni 60, dove custodivano l'animale, che l'animale era non solo un mezzo di locomozione per arrivare in campagna, ma era anche un mezzo di lavoro, di lavoro, no? E là dentro c'erano poi la parte riservata alla tavola, la parte riservata al tetto, la parte riservata ad un piccolo magazzino. Noi abbiamo ricostruito questo pagliaio, ne abbiamo fatto uno che già potete vedere a monte del paese, ma nell'area che riserviamo ai pellegrini che verranno a Valle d'Olmo stiamo progettando la costruzione di una dozzina di pagliai, in modo tale che possono essere il luogo dove rivivere con 60 anni e più di distanza quello che era anche il profumo e quello che era l'ambiente rurale del contadino, di cui noi andiamo orgogliosi in quanto rappresentano le nostre umili origini. Angelo, grazie. Bene, dai. Detto troppo. No, qui vi aspettiamo. Bene, vi aspettiamo a Valle d'Olmo. E ricordate, ciao. Segnatevi il numero e cercherete e troverete il sindaco a qualsiasi ora. È vero. Grazie di cuore.